Salve a tutti, rieccoci qui in un altro video dove in questa rubrica stiamo approfondendo la carriera della vera regina degli scacchi, sempre lì, Judith Polgar e la sua strage di campione del mondo. Negli episodi precedenti l'abbiamo vista torturare Magnus Carlsen, Anatoly Karpov, poi c'è anche una partita contro Kasparov, ma non la metto perché mi dà sempre fastidio vedere l'orco di Baku che perde, era una berlinese per chi magari ha qualche reminiscenza di quella bellissima sfida, ma direi adesso di procedere con la prossima vittima di Judith, ovvero Vishy Anand. Questa lo stesso fa capire poi anche quello che era lo stile di gioco della Polgar, ottima dal punto di vista tattico, poi anche partite molto più complesse, in una riuscì a vincere, pensate, il finale, che poi non è così complesso, basta studiarlo, però in partita a volte capita il finale re, alfiere, cavallo contro re. Ma per lei questo è come per noi respirare. Procediamo subito con il nuovo episodio. Let's go! Judith apre con 1-4. Vishy Anand adotta la difesa siciliana, cavallo F3. L'idea è quella sempre di spingere in D4 per giocare la variante aperta, qui D6, magari per svoltare in una Neidorf che Anand ha sempre amato. Mi viene in mente anche una bellissima partita contro Kariakin e alla fine la strada è quella che porta alla Neidorf. Dopo A6, qui sappiamo che il bianco ha tantissime, almeno 7-8 varianti da studiare, e alcuni oggi mi giocano torre in G8, pensate, oppure A4, tutte le linee minori. L'attacco inglese, ma all'epoca era sempre quella più gettonata, anche Kasparov l'aveva affrontato più volte. Attacco inglese che fa leva sempre sulla batteria, alfiere in E3, giocare anche F3 per impedire cavallo G4, sconnettendo la batteria, donna D2 e arrocchi eterogenei. E qui si procede con E6, dove poi con questa mossa si rientra anche nella Scheveningen, basta pensare al piccolo centro. E in questo caso, se vogliamo subito fare un parallelismo, con E6 Scheveningen, con G4 si rientra in una sorta di attacco Keres ritardato, quindi avanti di una mossa. Naturalmente G4 è possibile solo in questa linea perché E6 blocca, chiude la diagonale l'alfiere Campochiaro, che soffre, quando c'è il pedone in E6, l'alfiere soffre, come nella francese, un po' di claustrofobia, quindi è assolutamente forte la spinta in G4 anche per iniziare un attacco. Si minaccia di guadagnare un tempo, scacciare il cavallo. Anand qui sceglie di giocare E5. È vero che poi così qualcuno può dire si scarica subito la debolezza sul pedone D6 arretrato in questo momento, ma poi se conoscete, se avete un po' di esperienza, dimestichezza in queste posizioni, saprete che la casa D5 è sempre, deve essere sempre un orgoglio per il bianco da conquistare con un cavallo, così come D6 è una debolezza, quindi da attaccare e a cui il nero deve prestare attenzione, quindi tutto ripasso. Dopo cavallo F5, una mossa che nella linea principale della Neidorf viene sempre sconsigliata, qua Anand decide di spingere ancora una volta il pedone con G6, da notare come ho detto anche qui alfiere in G2, mosse tipo mettere l'alfiere in fianchetto, qui risulta tutto bloccato, quindi E5 anche questo a questo pregio comunque, quello di chiudere la diagonale, quindi rallentando un po' più sul piano strategico lo sviluppo di pezzi per Judith. Su G6 lei sceglie qualcosa di più attivo, che non è cavallo H6, forzando, comunque invitando Anand a cambiare, ma G5, contro giocare subito. E qua G per F5, E per F5, attenzione adesso, perché viene effettuato subito il sacrificio di pezzo, si potrebbe giocare, qui è vero, nero può anche essere materialista, cavallo G8, mantiene un pezzo, poi nessuno rimane, cioè rimangono tutti bloccati in ottava traversa, veramente pessima, da fotografare come antitesi dello sviluppo. Lui invece sceglie D5, vi ricordo sempre il famoso detto che quando spingete in D5 nella siciliana il nero allora raggiunge la parità, poi bisogna contestualizzare, però comunque con D5 il nero riesce a stare bene. Judith invece si ritrova con un compito molto difficile, qua volendo si può scegliere la strada un pochino più semplice, cioè, ovvero G per F6, tornare alla parità dal punto di vista materiale, anche se poi dovrebbero insorgere tutte le complicazioni legate a D4, lei invece sceglie donna in F3. Donna F3 quindi rifiuta innanzitutto di prendere, di recuperare il cavallo, ma qual è lo scopo? Quello di impedire la forchetta con D4. Anand spinge comunque, cerca di perseverare nel suo intento, ma adesso arriva arrocco lungo. Semplice tatticismo, va a inchiodare il pedone e di conseguenza non può
non può scegliere se prendere cavallo alfiere perché viene subito bloccato. Cavallo BD7, qui oltre allo sviluppo, il fatto è quello che schioda subito il pedone, come ne esce qui il bianco? Si trova costretto a cedere subito un altro pezzo, magari potrà riprendere in F6, quindi è alla fine dei conti della fiera, la fiera dell'est, Judith Polgar avrà sempre un pezzo in meno. In partita lei ha scelto alfiere in D2, questo è assolutamente coerente con il suo piano di dare massima attività ai pezzi. Poi già con G4, quando si decide di affrontare la siciliana con questa linea, spesso si tende subito ad attaccare. E dopo D per C3, alfiere che ricattura, adesso la priorità, visto che il bianco qui ha due pezzi in meno, in questo momento, il cavallo in F6 si ritrova comunque intrappolato, salvo G8 che, vi ho detto, è inguardabile. Bisogna poi andare dall'oculista se qualcuno gioca a cavallo G8. E poi c'è anche da considerare il pedone in E5 in questo momento, magari per creare qualche altro tatticismo, tipo attivare subito gli alfieri e poi centralizzare le torri. Questo potrebbe essere un piano. Anand sceglie qui di andare avanti con alfiere in G7, come prevedibile non trova collocazioni disumane per il cavallo, torre in G1. L'azione che qui si esercita al centro e sull'ala di re. Rocco corto, che comunque richiede anche un certo coraggio, e dopo G per F6, Giulita sempre un cavallo in meno, dona per tutta sequenza forzata e adesso comunque si ritrova a fare i conti con il mediogioco. Quindi è l'arrocco che non è così solido, c'è l'alfiere in G7 che può bloccare qualche tatticismo pericoloso. I pezzi comunque, anche rispetto ad altre partite che abbiamo visto, qua sono un po' più inoffensivi per il bianco. Giulita allora sceglie di giocare prima donna E3. Come vedete, ho già fatto una bella analisi. Qui l'obiettivo è di spingere in F4, andando subito ad attaccare il pedone inchiodato. Poi la vera minaccia non è contro la donna avversaria in sé, ma alla fine contro l'arrocco. Cercare quindi di produrre un attacco di successo, magari con un vantaggio di tipo materiale. Qui re H8 profilattica permette comunque F4. E ora Anand sembra di vincolarsi, diciamo con successo, con donna in B6, dove attacca subito la donna, magari per proporre un cambio, che avrebbe sicuramente avvantaggiato il nero. Ricordiamoci poi che anche Anand può fare lo stesso ragionamento, perché è ben nota la posizione del monarca bianco, quindi anche se era molto, molto, molto più lenta rispetto all'attacco del bianco, poteva sempre spingere in B5, trovare, insomma, stiamo parlando poi del campione del mondo nel 2007. Donna in G3. Judith rifiuta, cercando subito delle mosse più forzanti, in questo caso non uno scacco, ma la minaccia di matto in G7, donna in H6 e qua arriva quella che è considerata infatti la mossa chiave della partita. Un'idea tattica molto ambiziosa, ossia torre in D6. Sono sicuro che questa molti l'hanno vista, magari anche in quelle foto, in altri social che mettono nella mossa della partita, la mossa del giorno, torre in D6, mossa direi terribile, almeno un punto esclamativo. Lo scopo qual è? Una semplice deviazione. Poi alla fine bisogna individuarle. Nei panni del nero capisci subito qua che non puoi prendere o subire il matto in G7. Quindi la donna si ritrova comunque attaccata, non può andare di certo in altre case, quindi salvarla subito tipo H5 perché è sempre legata alla difesa del dell'alfiere ma della casa, soprattutto in G7, rimane F6 andando a sigillare la sesta traversa. Come prosegue qui l'attacco? La torre viene un po' messa un po' in secondo piano. È vero che il nero ha pezzi molto passivi, però noi col bianco dobbiamo subito attaccare. Dobbiamo far sì che, come disse Kotov nella sua trilogia, che il vantaggio, il giocatore che è in vantaggio deve sempre attaccare, altrimenti quel vantaggio evapora. E noi questo non vogliamo che accada. Dopo alfiere in D2, minaccia molto pericolosa quella di prendere poi in E5, attacchi la donna e lì di conseguenza la casa G7 sarà molto vulnerabile. L'unica rimane quella di sigillare completamente tutto, bloccare, mette proprio il silicone nella diagonale, alfiere in C4. Controllare subito, già cercando una piccola gabbia per il riavversario. Qui B5, alfiere in E6, con cui va ad attaccare subito il cavallo, portare una torre in settima, sarebbe un sogno qua, ma difficilmente realizzabile. Non è una collocazione particolarmente brillante, però comunque torre in A7 rimane nella mossa forzata, oltre a spostare il cavallo diretto interessato, cavallo C5 poteva essere interessante, però comunque torre A7 sembra funzionare per difendere subito il pezzo e adesso torre in C6. Cerchiamo
cercando quindi di forzare le mosse, perché alla fine quando l'avversario, in questo caso Anand, si ritrova in uno spazio molto molto ristretto, poi è destinato a subire gli attacchi dell'avversario. Qui anche alfiere in b7 sarebbe stata pessima, perché dopo che la torre si porta in settima puoi giocare anche alfiere in e3 e lì guadagni almeno un pezzo. Torre di 8 difende il cavallo, alfiere in e3, e qui che fai? Devi rientrare, torre per b7, posizione critica, tutto perché è schiacciato, quella è la causa. Il vantaggio poi anche il pedone a 6, l'alfiere non ha case disponibili. L'unica allora qui rimane a 5, dal momento che non c'è una vera e propria minaccia di guadagnare materiale. Alfiere in e3, furba, questa è molto importante, non è un dettaglio. Torre in b7 e ora cercare in maniera molto paziente di logorare pian piano l'avversario. Dopo che qui lui rientra subito alla base con la torre, finalmente questo si traduce in un buon vantaggio posizionale. La torre ora riesce ad approdare in settima, quindi grazie all'azione degli alfieri qui attaccare il cavallo serviva un po' come di passaggio, diciamo, per portarsi poi in settima con la torre. B4, forse troppo tardi, ma è un campione del mondo, queste cose le sa, ma troppo tardi comunque. Il nero cerca di far scaturire un controgioco. B3, andando a murare tutto, e ora non sono possibili spinte tempestive, il nero ha bisogno di tempo per pianificare, e qua bisogna chiudere i conti. Dopo torre in B5, segue alfiere C6, guadagna subito un altro tempo sacrificando il pedone, e adesso arriva un'altra idea tattica, torre per C8, il sacrificio di qualità. L'attacco del bianco si era comunque fermato, qui si specula sempre sull'allineamento dal punto di vista tattico, no? Se avete studiato Lasker, lui parlava di allineamento tra i pezzi. In questo caso le due torri allineate in questa diagonale, oltre che a rimuovere il difensore del cavallo, presa alfiere per D7, dopo che il sacrificio poi si traduce in un vantaggio, torre per F5, qua cessano le complicazioni dal punto di vista materiale, poi siamo anche alla pari. Bisogna speculare adesso su un altro principio tattico, ossia il re in H8 andare ad attaccare in ottava traversa, ormai la settima sarebbe ben poco, meglio qui minacciare uno scacco, e lì ci sono anche delle ombre di matto. La donna che può tornare presto attiva, qui re in G8, non so se sia l'unica, ma di certo quella più istintiva per individuare subito le minacce avversarie. Donna in G2, e qua scacco in ottava, spazzare via il pedone per spalancare completamente la diagonale. È vero, come ho detto, dal punto di vista materiale siamo alla pari, il nero qui è destinato a perdere il pedone e poi anche la partita. Anche altre mosse che sarebbero state follie, tipo spingere subito in A4 per attaccare, controgiocare rischiando, poi torre in D8 con scacco, quadrere deve andare in F7, donna per, i pezzi sono completamente inutili sia per controgiocare che per difendere, e l'abbandono era l'unica strada. Quindi vinta ancora una volta grazie alla tattica. Poi c'è anche un'altra vittoria famosa sempre contro Anand, vedrò se portarla oppure chiudere qui, oppure qualche altro personaggio, vedrò un po' da farsi. Comunque bella partita, la tattica rimane sempre la vera regina degli scacchi, così come lo è Judith Polgar. Quindi like per lei, un caro saluto e alla prossima.